È la parola del Vangelo che abbatte ogni resistenza anche in Charles de Foucault, sempre più convinto che quella parola sia davvero una parola destinata a tutti. Non mi è possibile praticare il precetto della carità fraterna senza consacrare la mia vita a fare tutto il bene possibile a questi fratelli di Gesù, ai quali manca tutto, perché manca loro Gesù. Charles riparte dalla Terra Santa verso il Nord Africa. Dopo 4 anni trascorsi nell'oasi di Beni Abbès in Algeria, impossibilitato a tornare in Marocco come avrebbe voluto, si dirige verso l'Hoggar al sud dell'Algeria e sceglie Tamanrasset, uno dei villaggi più poveri e isolati, abitato dalla popolazione Tuareg. Stando sul posto, solo europeo e solo cristiano, si accorge ben presto che per una vera evangelizzazione occorre prima comprendere le persone, immergersi nella realtà quotidiana, guardare, ascoltare, imparare, umilmente e senza pregiudizi. Il rispetto di Charles per il popolo Tuareg lo porterà ad approfondire la conoscenza della loro lingua e quindi della loro cultura orale, in particolare la poesia. Questo sarà il suo lavoro principale. Si dedicherà alla traduzione del Vangelo in lingua Tuareg e alla stesura del dizionario Tuareg francese. Questa dedizione è ciò che gli permetterà di farsi accogliere, instaurando relazioni di stima e amicizia, superando la diffidenza che i Tuareg vivevano nei confronti dei francesi. Risiedere solo in questa terra è cosa buona. Si fanno delle attività, ma senza fare grandi cose, perché si diventa del luogo. I Tuareg sono per me una costante compagnia. Non posso dire quanto siano bravi per me, quante anime rette trovi fra di loro. Uno o due tra loro sono veri amici, cosa rara e così preziosa dappertutto. Qui sono il confidente e spesso il consigliere dei miei vicini. So cose dolorose. Il 1908 sarà un anno di grandissima siccità, in cui tutto il villaggio di Tamanrasset soffrirà la fame. Charles si ammala e con i Tuareg sperimenta la reciprocità dell'amicizia. Moussa Agamastane, il capovillaggio, invita il popolo a cercare tutte le capre che abbiano un po' di latte in questa terribile siccità, in un raggio di 4 chilometri. Gli salveranno la vita. Nell'amicizia con i Tuareg si compie il desiderio e il sogno che dal suo ritorno in Africa sia via via precisato. Non la conversione dei popoli infedeli, ma una fraternità universale. A Beni Abbès, anni prima, scriveva: Voglio abituare tutti gli abitanti, cristiani, musulmani e ebrei e idolatri, a guardarmi come loro fratello, il fratello universale. Cominciano a chiamare la casa la fraternità, Uhuwa in arabo, e questo mi è caro. A un ufficiale medico protestante che si trovava a Tamanrasset nel 1908 disse: Mio caro dottore, io sono qui non per convertire in un solo colpo i Tuareg, ma per cercare di capirli. Imparo la loro lingua, li studio. Io desidero che i Tuareg abbiano il loro posto in paradiso. Sono certo che il buon Dio accoglierà nel cielo coloro che sono stati buoni e onesti, senza bisogno che siano cattolici romani. Lei è protestante. Tesser non credente, i Tuareg sono musulmani. Io sono persuaso che Dio ci riceverà tutti. anche il Nord Africa verrà toccato dagli sconvolgimenti della Prima Guerra Mondiale. È il 1915. Un gruppo di integralisti islamici, quello dei Senussiti, oltrepassa la frontiera della Libia sconfiggendo gli eserciti europei.
Nel 1916 arrivano a Tamanrasset e ad essi si alleano bande isolate di Tuareg che la sera del 1 dicembre uccideranno Charles de Foucault. Poco dopo la morte di Charles, alla sorella Marie d'Oblique arriva una lettera di Moussa, capo villaggio, fatta scrivere in arabo con queste parole: «La salvezza sia grande sulla nostra amica Marie così nominata. Da quando ho saputo della morte del nostro amico, vostro fratello Charles, i miei occhi si sono chiusi. Tutto è oscuro per me. Ho pianto e ho versato molte lacrime e sono in grande lutto. La sua morte mi ha addolorato tanto. Charles, il marabutto, non è morto solo per voi altri, è morto anche per tutti noi. Dio gli doni la misericordia e che ci incontriamo con lui in paradiso».